la vostra illustrazione del protettore di temperatura, diciamo così, mi fa sorgere un dubbio, che io nei ristoranti non proverò più pesce fresco, perché a qualsiasi ristoratore conviene abbattere il pesce acquistato, tanto è sicuro, tanto lo può vendere anche dopo 3-4 giorni. Il pesce appena pescato, secondo quanto mi avete illustrato voi, io lo saluto e lo vado a mangiare tranquillamente buono, però abbattuto la temperatura, o sbaglio? Non è, diciamo che cosa sbaglio da quanto mi corretto. Alberto, scusa, tecnico quel freddo, ma sentiamo anche la voce del mondo della ristorazione che dice. Ma questo è un sospetto legittimo il suo, soltanto c'è un piccolo particolare, che l'abbattimento del pesce prevede la sua sfilettatura, quindi se lei va a un ristorante e ordina una sogliola o un branzino, un'altra cosa che glielo porta intero, quello sicuramente non è pesce che è stato abbattuto. C'è un altro signore che va. Sì, arrivo subito. Siamo in tanti e continueremo sempre a mangiare il pesce fresco. Un po' di diritto per arrivare. Io vorrei fare una domanda al tecnico, ristoratore. Nel caso invece di assunzione di pesce non abbattuto con problematiche di del virus, cosa succede al cliente? Cosa si può fare per tornare a mangiare il pesce crudo? A chi la faceva la domanda in particolare? Beh, nell'ipotesi in cui una persona consumi del pesce contenente il parassita e contratta la malattia, questo signore ogni volta che consumerà del pesce si sentirà nuovamente male. Per cui è una persona che ha la disgrazia di non poter utilizzare quel pesce se non in certe particolarissime modalità e condizioni. In pratica è limitato. Bene, un'altra domanda dal pubblico, se poi qualcuno si prenota, poi passiamo al microfono. I metodi di scongelamento del pesce dalla mattina, quali sono le migliori caratteristiche? Si differisce ottima domanda. Ed è un tema estremamente interessante e da considerare sempre. Pesce, per essere poi consumato bene e avere una buona qualità, deve poi essere scongelato in un frigorifero alla temperatura intorno allo zero. Non possiamo scongelarlo sul lavandino, all'aria aperta. Spesso a casa si fanno di queste cose, ma in generale non bisognerebbe mai farlo. Oppure, se per caso dovessimo consumare del pesce e cuocerlo, perché per alcune lavorazioni abbiamo dovuto congelare il pesce e farlo al forno piuttosto che in altre maniere, addirittura cucinarlo direttamente da meno 20, dalla bassa temperatura. Comunque la prassi migliore è quella. Un'altra domanda che mi aspettavo è: ma questo pesce scongelato lo posso ricongelare? Quanto dura? Ce l'hanno fatta ieri questa domanda, esatto. Ce l'hanno chiesto ieri. Pesce, una volta in generale qualsiasi alimento surgelato, una volta scongelato andrebbe consumato nel cosiddetto più breve tempo possibile. Ora, per un ristoratore è una situazione un po' particolare, ma se vogliamo, qui lo dico a titolo personale, che è stato, se io bonifico un pesce appena sfruttato, è stato appena pescato, il momento in cui vado a scongelarlo per poterlo consumare come lo state consumando adesso, magari un giorno o anche due giorni può durare, però sempre attenzione e sempre conservare l'alimento a temperature idonee. Un'altra cosa, quando si conserva un alimento che è stato bonificato, possiamo consumarlo il giorno prima per il giorno dopo, ma possiamo comunque consumarlo anche nell'arco di qualche settimana dopo, ovvero compro il mio pesce adesso, magari anche perché ha un buon prezzo, lo congelo con l'abbattitore, lo tengo meno 20 nel freezer e lo consumo crudo, cotto, secondo quelle esigenze che ho, dopo qualche settimana.
Ecco, in questo caso dobbiamo ricordarci di conservare bene l'alimento, perché se il freezer o il conservatore non ha una temperatura media di meno 20 e ha degli sbalzi, non avrò un buon prodotto finale quando lo scongelo. Probabilmente tutti avrete congelato qualcosa e nel sacchetto magari dove c'è l'alimento ci sarà, si sarà formato del ghiaccio, si sarà formato proprio quasi della neve. E qualcuno si chiede, ma dove arriva sto ghiaccio? Arriva dal freezer, arriva dall'alimento. Allora, l'alimento ha perso umidità e nel momento in cui vado a scongelarlo questo ghiaccio si scioglie e non sarà più buono. Perché ha perso umidità? Perché ha perso questa specie di ghiaccio? Perché il conservatore, il freezer, ha subito sbalzi di temperatura. Gli sbalzi di temperatura fanno, tra virgolette, uscire l'acqua. Mi stavo dicendo prima per il pane, ma questo vale per... Alberto, ti interrompo a fin di bene, no, a fini scientifici sto facendo una forzatura, però io direi allo chef di cominciare a attestare quello che ci stiamo dicendo, perché mentre continuiamo a parlare, diciamo, c'è poi una, come dire, una presa diretta rispetto al gusto, e le domande poi possono anche moltiplicarsi con il prodotto, anzi le chiamerei con la pietanza in mano. Qui chef, sei sì, a posto, noi adesso tra qualche minuto serviremo quello che è il risultato di un abbattimento corretto di salmone e tonno sotto una forma di tartare, quindi crudo, semplicemente condito con olio, sale, pepe e succo d'arancia su una base di germogli. L'unica cosa che vi voglio dire da consumatore, non solo da chef, cercate di entrare dentro la mentalità di, come diceva anche Belloni 2 minuti fa, di non lasciare il prodotto da decongelare fuori dal frigo, perché voi magari non avete l'abbattitore a casa e tutto il resto, fatevelo preventivamente, il giorno prima dal freezer lo mettete nel frigo e il giorno dopo lo mangiate. Se non l'avete mai fatto, provatela, perché è davvero tutto un altro mondo, è tutto un altro risultato. Basta solamente preventivare la cosa, quindi attenzione, informazione importantissima, e non abbiate assolutamente paura di chiedere, perché è un vostro diritto. Pagate per la sicurezza, non solamente per un pezzo di pesce, pagate per la vostra sicurezza, quindi è importante. Quindi la prima parte del nostro incontro si conclude, inizia la seconda parte, quella direttamente con la degustazione, ma ovviamente la parte, come dire, conoscitiva, culturale, scientifica continua, insieme alle domande che potrete fare, insieme a quella che è l'espressione del vostro gradimento. Intanto allora buona degustazione, e ovviamente se qualcuno vuole integrare, aggiungere, io direi che ricominciamo un attimo dal prodotto che voleva rispondere, integrare una risposta ad una signora. Ranieri. Grazie, volevo rispondere a quel signore con i capelli bianchi che mi ha fatto la domanda, lei prima, a riguardo, e non è un virus, è un parassita visibile, e c'è il penale, nel senso che se la persona che va in pronto soccorso, che sta male in seguito di aver consumato pesce crudo, scattano degli accertamenti da parte del veterinario dell'ASL, che va nel ristorante, va a recuperare il pesce, e se trova l'esatto scatta una denuncia penale. Ecco, volevo dirvi questo qua. Attenzione. Bene, bene, domande, vediamo se può. Chi ha alzato la mano? Ecco. Ah, sì, scusate, ritorniamo immediatamente. Prego. Volevo sapere, la salamoia quali effetti ha? La salamoia no, è eseguita in modo professionale. Sì, no. La salamoia bisogna sempre congelare. E non è qualsiasi trattamento che non è il congelamento, no? Poi se i signori mi vogliono correggere.